con un atto di profonda inciviltà e disprezzo per gli arredi scolastici, abbiamo proiettato il pattern luminoso uscente da una delle fenditure incise sul vetrino, sul muro, e poi abbiamo contornato con la matita le macchie luminose, annotando anche le posizioni rispetto al massimo centrale. Dall'aspetto di questo pattern c'è da riconoscere quale delle 8 fenditure è stata utilizzata, cominciando a dire se si tratta di una fenditura singola, di una fenditura doppia, tripla o quadrupla, conoscendo anche le dimensioni delle varie fenditure, cioè la loro larghezza e la distanza tra i loro centri. E poi bisogna anche calcolare a quale distanza è stato posto il vetrino dal muro. Cominciamo subito a escludere la tripla e la quadrupla fenditura perché, come vedremo nei video seguenti, il profilo luminoso che generano è più complicato di questo, presenta molti più massimi e minimi. Quindi la possibilità è che sia una fenditura singola o una fenditura doppia. Se fosse una fenditura singola, non ci sarebbero questi buchi mancanti, questi massimi luminosi mancanti nel pattern, ma sarebbe una successione di massimi luminosi come quelli delle figure di diffrazione di Fraunhofer. Dunque capiamo subito che si tratta di un pattern da doppia fenditura di Young reale, dove i massimi luminosi ci sarebbero tutti, ma sono schiacciati e distrutti dai minimi del pattern di Fraunhofer. Quindi in questo profilo luminoso si riconoscono sia i massimi di Young che i minimi di Fraunhofer. Ora c'è da riconoscere se si tratta della doppia fenditura numero 2, numero 4 o numero 6. Per capirlo dobbiamo analizzare il rapporto tra D e D'. Infatti sappiamo che questo rapporto è anche il rapporto tra la larghezza del pattern di Young puro e quella del pattern di Fraunhofer. Qua vediamo subito che c'è un minimo di Fraunhofer ogni due massimi di Young. Per esempio qua c'è il secondo massimo luminoso di Young, ma c'è il primo minimo di Fraunhofer. Qua ci sarebbe il quarto massimo di Young, ma è distrutto dal secondo minimo di Fraunhofer. Qui c'è il sesto massimo di Young, che non si vede perché c'è il terzo minimo di Fraunhofer. Quindi il rapporto tra le larghezze dei due pattern è 1:2, cioè il pattern di Fraunhofer è il doppio più largo di quello di Young. Allora capiamo che la fenditura è la numero 6, perché è l'unica in cui la larghezza di fenditura è metà della distanza tra i centri delle fenditure. Gli altri rapporti sono 1:3 e 2:3. Infatti, se andiamo a confrontare il nostro andamento luminoso con quello della doppia fenditura numero 6, vediamo che l'andamento è identico. Un massimo di Young sì, un massimo no, uno sì, uno 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 no. Invece il pattern della doppia fenditura numero 4 è diverso dal nostro. Infatti mostra due massimi di Young sì, uno no, due sì, uno no, due sì, uno no. E lo stesso la doppia fenditura numero 2 mostra un profilo simile alla numero 4 con due massimi sì, uno no, due sì, uno no, due sì, uno no e così via. Ora che abbiamo capito quale doppia fenditura è, dobbiamo calcolare la distanza tra la fenditura e il muro. Questa è la formula che individua la posizione di tutti i massimi di Young rispetto al massimo centrale. Quindi n uguale a 0, n uguale a 1, n uguale a 2, 3, 4, 5, 6, 7. In questa immagine sono riportati 7 massimi di Young a sinistra e 7 a destra. Per ciascuno di questi massimi, la cui posizione è nota, potremmo ricavare D, questa è l'incognita, la distanza dal muro. Però procediamo, come abbiamo visto in un video precedente, calcolando la distanza delta x fra due massimi vicini, per esempio questi due. Basta fare la sottrazione tra la posizione del massimo n più 1 meno la posizione del massimo n. Questa sottrazione ci dà lambda d su d, da cui ricaviamo l'incognita, la distanza dal muro d. Uguale d, questo d minuscolo, ricordiamo che è il passo delle fenditure, cioè la distanza tra i loro centri, che per la doppia fenditura numero 6 è di 0,1 mm. Lambda è la lunghezza d'onda del laser che abbiamo utilizzato, che è 633 nanometri. Rimane da calcolare questo delta x, che è la distanza tra due massimi di Young successivi. Sapendo che in tutto sono 14, il primo si trova in questa posizione, l'ultimo in quest'altra,
e che rispetto al massimo centrale, qui abbiamo misurato 19,3 cm a sinistra e qua 19,5 cm a destra, allora questi 14 massimi sono racchiusi in uno spazio che va da qui a qui e che è 38,8 cm. Perciò la distanza fra due massimi vicini è 38,8 cm diviso 14, 2,77 cm. Andiamo a sostituire questo valore qui nella formula. Esprimiamo il decimo di millimetro, che è la distanza tra le fenditure, in micron, quindi 100 micron, in modo da poterlo semplificare, e il risultato è 438 cm, cioè 4 metri e 38 cm, la distanza tra il vetrino e il muro. Come atteso, si tratta di una distanza grande dell'ordine di alcuni metri, che è la distanza tipica a cui bisogna mettere lo schermo affinché i massimi di Young siano distanziati di qualche centimetro. In questo esperimento quasi di 3 cm.